Come calmare un coniglio spaventato? Il tuo coniglio si è spaventato e vorresti sapere come aiutarlo a calmarsi? In questo video ti offriremo 6 consigli per aiutare il tuo coniglio a calmarsi nel caso si spaventi. È facile notare quanto possono essere nervosi i nostri amici conigli. Possono infatti sussultare al minimo rumore o movimento, non amano essere sorpresi e odiano essere presi in braccio. In generale, il coniglio è un animale che deve essere accudito con attenzione perché in natura è una preda e ha quindi molti motivi per avere paura. Come capire se il coniglio è spaventato? Per capire se il coniglio è spaventato è necessario imparare un po' il linguaggio del corpo del tuo coniglio, trascorrendo del tempo con lui e osservandolo per capire bene la sua personalità. Tieni però conto che molti comportamenti dei conigli possono avere un significato diverso a seconda della situazione. Dovrai quindi anche prestare attenzione all'ambiente in cui si trova in quel momento il tuo coniglio per capire cosa significa realmente il suo comportamento. Se ti sta piacendo questo video, metti un like e iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato su nuovi video che pubblicheremo ogni settimana. Grazie! Ecco una serie di comportamenti che indicano che il tuo coniglio è spaventato. Battere le zampe a terra. I conigli battono forte per terra le zampe posteriori quando hanno paura e vogliono avvertire te o altri conigli che sentono che c'è un pericolo. Nascondersi. Un coniglio che si rifiuta di uscire da un nascondiglio dimostra che ha paura, sente che c'è qualcosa di pericoloso che lo aspetta fuori dal suo spazio sicuro. Orecchie sollevate e corpo rigido. I conigli sono vigili e cercano di trovare la fonte di un potenziale pericolo quando hanno le orecchie sollevate in avanti e una postura del corpo rigida. Bloccarsi. I conigli molto spaventati possono bloccarsi piuttosto che scappare per nascondersi, come la maggior parte dei mammiferi. Pulizia eccessiva. È normale che i conigli si lavino spesso per tenersi puliti, tuttavia un'eccessiva pulizia è un comportamento correlato allo stress e alla paura. Vediamo ora 6 modi per calmare un coniglio spaventato. 1. Scopri cosa spaventa il tuo coniglio. La prima cosa da fare è cercare di capire cosa sta spaventando il tuo coniglio. Indaga nei dintorni e prova a guardare il mondo dalla sua prospettiva. Prova a pensare a cose comuni che potrebbero essere molto preoccupanti per un coniglio. Per esempio, nuovi oggetti. Se hai appena acquistato qualcosa e lasci la busta per terra, il tuo coniglio potrebbe averne paura. Infatti si tratta di qualcosa di nuovo per il tuo coniglio di cui non è certo se sia sicuro. Movimenti. Anche i movimenti veloci possono spaventare un coniglio. Suoni sconosciuti. Anche se non è forte, un suono non familiare può essere spaventoso per un coniglio. Può trattarsi di un suono qualsiasi, dal rumore di un movimento nella stanza accanto, a un cane che abbaia rumorosamente all'esterno, ai fuochi d'artificio. Odori sconosciuti. Sebbene non comuni, alcuni conigli possono effettivamente avere paura di alcuni odori che non riconoscono, ad esempio anche odori di cucina. Facilmente sentiranno anche l'odore di qualsiasi nuovo animale domestico che viene portato a casa, anche se li terrai separati. Una volta che hai capito cosa sta spaventando il tuo coniglio, dovrai cercare di eliminarlo o di allontanare il tuo coniglio da questa situazione. 2. Sposta il coniglio in un ambiente sicuro. Quando il tuo coniglio si spaventa di qualcosa, è essenziale spostarlo al più presto in un posto sicuro. Molti conigli, infatti, possono spaventarsi quando esplorano nuovi posti, per esempio una nuova stanza della casa oppure il giardino. Il modo migliore per aiutare il tuo coniglio a calmarsi è portarlo in un luogo familiare e sicuro. Se il tuo coniglio è già nella sua stanza o vicino al suo recinto, assicurati di eliminare tutti i suoni forti e di chiudere la porta per tenere lontano le eventuali fonti di paura. Permetti al tuo coniglio di accedere a dei nascondigli in modo che possa nascondersi se lo desidera.
quando il coniglio è spaventato, è molto importante che tu rimanga lì con lui per calmarlo e rassicurarlo. Un coniglio che trascorre molto tempo con i propri compagni umani, infatti, sviluppa anche un elevato senso di fiducia nei loro confronti e si aspetta aiuto e conforto nei momenti di difficoltà. 3. Accarezza delicatamente il tuo coniglio. Accarezzare un coniglio è spesso il modo migliore per confortarlo e aiutarlo a calmarsi quando è spaventato. Anche se d'istinto ti verrebbe da prenderlo in braccio per confortarlo, evita di farlo perché la maggior parte dei conigli non ama essere presa in braccio e si spaventa ancora di più. Se il tuo coniglio è in allerta, puoi provare ad accarezzarlo o fargli dei grattini sulla fronte dietro le orecchie. Poi osserva il linguaggio del suo corpo per vedere se è ancora in allerta. Se al tuo coniglio piace, puoi anche provare a dargli qualche carezza sulla schiena per vedere se si calma. A volte i conigli sono molto irrequieti all'inizio, ma dopo alcune carezze iniziano a rilassarsi. 4. Parla dolcemente al tuo coniglio. Mentre accarezzi e conforti il tuo coniglio, prova anche a parlargli dolcemente. Se il tuo coniglio è abituato alla tua voce, parlandogli con voce bassa e tranquilla, puoi aiutarlo a capire che non c'è pericolo. Se il tuo coniglio invece sembra spaventato da te, lascialo stare. Puoi comunque sederti nella stanza e tenere d'occhio il coniglio, ma voltandogli le spalle fingendo di ignorarlo. Potresti aver fatto un suono o un gesto che lo ha spaventato e quindi ha solo bisogno di tempo per riprendersi e ricordarsi che sei un amico. 5. Distrai il tuo coniglio. A volte accarezzare il coniglio non è sufficiente per calmarlo. In questi casi devi provare a distrarlo. Il modo più semplice è invogliarlo con del cibo che sai essere di suo gradimento. Se il coniglio ama davvero quel cibo, per esempio un frutto o una carota, finirà per dimenticarsi di aver avuto paura e si tranquillizzerà. Anche dare al tuo coniglio alcuni dei suoi giochi preferiti da rosicchiare può aiutarlo a distrarsi, soprattutto se si tratta di passatempi che nascondono un premio in cibo. 6. Tieni d'occhio il comportamento del tuo coniglio. Anche dopo che il coniglio si è calmato, continua a tenere d'occhio il suo comportamento per assicurarti che stia davvero bene e a dargli carezze di conforto per essere certo che si stia riprendendo e non si spaventi di nuovo. Ti consigliamo anche di osservare se mangia e se va di corpo regolarmente. La paura e l'ansia, infatti, possono interferire sull'appetito e sulla digestione di un coniglio, che potrebbe non voler mangiare o non riuscire ad andare di corpo, il che può essere molto pericoloso. Nelle ore successive puoi poi riprendere anche tu la tua normale routine in modo da aiutare il coniglio a tornare in uno stato di normalità e a riacquistare fiducia. E a te è già capitato di dover aiutare il tuo coniglio perché si è spaventato? Faccelo sapere nei commenti e se ti è piaciuto il video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale per non perderti altri video sui nostri amici pelosi. A presto!